due idioti. Poi vi amiamo a voi. Potrei chiederti che tu mi puoi parlare di Giuliano. Come vuoi? Vediamo un po' da qui. Non so niente, non so. No, vabbè, sì, però. Non mi tocchi. Non mi deve toccare, ok? Sta guardando in faccia. Sono fuori dal tunnel del divertimento. Sono fuori dal tunnel del divertimento. Quando esco di casa mi annoio, sono molto contento. Quando esco di casa mi annoio, sono molto più contento. Una barca di idee, una barca di idee, no? Una barca diversa anche. Per sentire che si stanno per mangiare salvini. Ah, credevo il contrario, mamma mia. Era assicurato. Quanto è importante per voi stare qua oggi, in questa piazza? Secondo me non è verissimo che non c'è rappresentanza. Uno deve votare a prescindere. Ok. Il meno peggio lo trovi comunque. Ok, tu sei giovane, quanti anni hai? 20. 20. Pensi che molti della tua età scenderanno qua in piazza o... Di gente giovane, davvero, magari non tantissimi giovani quanto me, però è ancora presto. Okay. Secondo me, cioè, no... Secondo me c'è un nucleo della società che non si... Che magari è un po' timida, però che okay. Non si, alla fine è la maggioranza. C'è lungo le notti che del vino son bagnate, dentro le stanze da pastiglie trasformate, lungo le nuvole di fumo di un mondo fatto di città, essere contro di ingoiare la nostra stanca civiltà. È un Dio che è morto ai bordi delle strade. Dio è morto nelle auto preserate. Dio è morto nei miti dell'estate. Dio è morto. Ciao. Ciao, molto colorati, come mai? Certo, e beh, perché dovevamo essere tutti colorati. E oltretutto questa è integrazione. Questa è la mia integrazione perché... mi devo integrare con gli altri, non sono solo gli altri che si devono integrare con noi, e oltretutto poter fare quello che si vuole anche a questa età. Posso darti un bacio? Sei giovane? No, non sono giovane, lo so, non sono scema, sono ancora in forza per poter, nel 68 ero troppo giovane, ma adesso posso. Quanto è importante secondo te il fatto che siamo tutti qua? Ma tu hai visto quanta gente c'è? Che non avrei pensato mai. Esatto. Okay. Grazie mille. Grazie a te. Troppo a lungo populismo e sovranismo ci hanno gettato addosso bugie e odio, facendoci credere che per stare meglio avremmo dovuto prendercela con gli ultimi, con chi viene considerato diverso. Ma chi sta parlando? Pensaremo di passare l'idea che l'ultimo arrivato nella nostra terra sia la causa di problemi che ci avvelenano da 30 anni. No, non è sottoclodi, non fa parte di nessun schieramento politico, Mattia. È nato così com'è, da niente questo momento. No, hai capito? Ma non è seguito le notizie. Non devi seguire le solite telegiornali, devi seguire la storia delle sapienze. No, no. Qua sopra, signora. Io vorrei provare la salvezza, procurare e moderare.
ormai verde e bianca? Sì. Non è stato dall'autore, penso che avessi a disposizione soltanto una bambola verde. Ah, ok, ok. Gira bene, così va bene. Che faccia nascere tante realtà che vadano tutte nella stessa direzione. Per ritrovare quel rispetto e quella solidarietà, penso si combatte una lotta diversa dalla nostra, ma che va nella stessa direzione. Ma il cielo è sempre più blu. Sono Lorenzo, sono uno degli amministratori del... Io voglio ringraziare la Caritas perché ha collaborato con noi a creare uno spazio che sia inclusivo e che ricordi più. E dove siamo? Siamo qui, in piazza. Siamo proprio a chiederle. Allora dove ci ha portato? Da nessuna parte. Se queste soluzioni che ha portato fossero efficaci, perché dopo non ci trovi siamo ancora qui? O partigiano, portami via, o bella ciao. Centinaia di migliaia di persone. Quando sarà quella di Roma? 14 dicembre. Ok. Ok, grazie. Ciao. Ciao. Che libri sono? Cosa... I libri sono i libri di una casa di editrice indipendente che si chiama Prospettiva Edizioni, che dà molto valore alle idee, perché questo è un grande momento epocale, abbiamo bisogno molto di mettere al centro delle idee, anche alternative all'odio, alla violenza, abbiamo bisogno invece di valori ideali per poter anche imparare a pensare per vivere meglio. Siete scesi ovviamente per la piazza, per le sardine? Sì, perché con le sardine verso porti accoglienti. Ok. Quanto è importante per voi essere scesi oggi in piazza a manifestare, soprattutto appunto contro una politica fatta appunto di slogan e di odio? È uno dei motivi perché sono qua, perché io, insomma, essendo da anni impegnata con la comune, abbiamo molto a cuore i valori quali la solidarietà, l'accoglienza, di cercarsi nelle piazze, nelle strade, vis-à-vis, face to face e non sui social, come dicono anche quelli delle sardine, al manifesto anche delle sardine. Ed è uno dei motivi per cui siamo venuti qua, perché pensiamo che sia un momento in cui questo di grande, purtroppo, di grande, un contesto di grande odio, di grande cattiveria, come dicevi anche te, di misoginia, insomma, quindi il fatto che ci sia gente che in questa piazza, ma in tante piazze d'Italia, abbia a cuore, insomma, che invece iniziamo a dire basta all'odio, è ora di finirla, la festa è finita, appunto, è un segnale positivo importante di cui non accontentarsi, perché non basta essere nelle piazze,
non basta assolutamente andare a votare alto da Salvini. Certo, ovviamente siamo contenti che Salvini non è a questo governo, però le cose non è che sono cambiate moltissimo con questo governo, quindi con la politica non è che si cambi moltissimo, è nella società e nella realtà che abbiamo bisogno di cambiare di più, cioè di iniziare a costruire aggregati umani alternativi, fronteggiando l'odio, l'intolleranza, il razzismo, la violenza. Secondo te finirà questo odio oppure ci sarà ancora da fare, da lottare, diciamo? Purtroppo, chi lo sa, non sarà semplice, non è un momento epocale semplice. Per fortuna su scala internazionale ci sono anche tante rivolte, mobilitazioni in tante parti del mondo, dall'America Latina fino ad arrivare all'India, come sentivo oggi, contro un altro caso di ragazza di stupro. Ma l'odio finirà nel momento in cui cresceranno le persone che si, come dire, non solo contrapporranno a questo, ma costruiranno anche veramente altro, dove si farà valere di più appunto altri valori. Sicuramente non è semplice, non possiamo farla facile. Con una manifestazione, con le piazze non cambiamo la realtà, dobbiamo sicuramente rimboccarci le mani e capire come farlo. Grazie mille, grazie davvero.